La nostra azienda nasce intorno agli anni 50, il fondatore è mio nonno Giorgio Mussini, il quale a Portofino ha iniziato con il noleggio di alcune imbarcazioni. Negli anni successivi ha studiato quello che è stato il nostro primo modello, l'Utility Portofino, una barca completamente di legno e diventata ormai caratteristica di Portofino e del Golfo del Tiguglio. Successivamente, insieme anche a Gaetano Mussini, che è mio zio, a suo figlio, abbiamo sviluppato la Corvetta 24, che è un modello in vetroresina rifinito di legno, ma che ha mantenuto le stesse linee dell'Utility, per arrivare alla Paragina 10 e Paragina Tenderline, che sono i nostri due 10 metri. Qui al Salone Nautico presentiamo per la prima volta la nostra classica Corvetta 24, ma in una versione full electric. Quindi abbiamo una motorizzazione completamente elettrica, è una grande novità per il nostro cantiere. Siamo molto contenti dei primi risultati che abbiamo ottenuto, in quanto non abbiamo minimamente modificato i nostri scafi, ma abbiamo adattato il motore a quello che è il nostro scafo e la nostra linea. Ha due motori da 30 kW e un pacco batterie da 40 kW. Dai primi test che abbiamo effettuato riusciamo a raggiungere comunque una velocità di 6 nodi e mezzo per circa 5 ore di moto continuo, quindi abbiamo un'autonomia di 5 ore. E siamo molto orgogliosi di aver potuto avere questa novità quest'anno, perché appunto il nostro cantiere, nonostante sempre attaccato alle tradizioni del legno e delle nostre linee del Golfo del Tiguglio, comunque guardiamo sempre al futuro e quello che sarà la nuova mobilità green. Uno degli obiettivi principali del nostro progetto di corvetta full electric è anche quello di andare oltre i confini del Tiguglio e provare a sbarcare in quello che sono i laghi del nord e del nord Europa, portando così quello che è una delle eccellenze del Made in Italy nel nord Europa.